Roberto, una sessione buona, dedicata, la corazzata Arcas, ma guarda, li accetto ben volentieri. Adesso questi vostri complimenti li porterò pure ai ragazzi che lo meritano veramente, per quello che durante la settimana succede e per come mentalmente abbiamo avuto delle difficoltà pure a preparare la partita, perché non è facile. Voi pensate che, secondo la mia opinione, che poi è di tutti, per avere una squadra forte e combatta bisogna avere dietro una forte società e tante altre componenti. Quindi i ragazzi sono stati bravi ad isolarsi da tutto ciò. Io li ho pregati a pensare solo alla partita e ci prendevamo quello che veniva. Abbiamo perso, è vero, abbiamo preso un gol all'Agricas, abbiamo regalato anche il vantaggio di un gol. Questo non ce n'era di bisogno, però purtroppo è successo. Abbiamo avuto le nostre piccole occasioni che ci fanno onore e ci danno molto morale e credo che ci fanno anche andare avanti, anche per una questione extra calcistica. Quindi ci dispiace naturalmente non aver preso nemmeno un punto, però perdere 1-0 oggi penso che non l'avrebbe mai scritto nessuno, che un Licata congiato in questa maniera oggi, dopo partita finita, sarebbe andata in questo modo. Come fate a preghiare la parola dell'Agricas? Ma sai, noi abbiamo pensato, era normale, più a contenere. Sapevamo la forza dell'Agricas, quindi sappiamo che fanno molto gioco sulle fasce, approfittano pure delle palle inattive, soprattutto per sfruttare l'altezza dei giocatori dell'Agricas. Quindi questo lo sapevamo, anche perché, ripeto, quando si affronta una squadra che si conosce benissimo, viene più facile, diciamo, comunicare ai giocatori come comportarsi in campo. Quando invece capita qualche squadra sconosciuta, anche se a qualche nome lo conosci, ti viene più difficile preparare pure la partita. Ci siamo riusciti, eravamo sempre ben messi in campo, i ragazzi avevano bisogno, soprattutto, scusate la mia voce, di essere spronati, di essere sistemati, perché molti di loro hanno giocato in un ruolo non suo, quindi li abbiamo anche adattati e io sinceramente non ho paura di avere dei ragazzi, perché quando giocavo e quelle poche volte che ho preso in mano qualche squadra l'ho fatto sempre con i ragazzini. Per me la forza di una squadra è il gruppo, quindi siamo riusciti in poco tempo a mettere insieme questo gruppo, abbiamo fatto in modo di renderlo omogeneo e stare sempre combatti, con la speranza che portavamo la partita magari con questo risultato fino alla fine, chissà poi riuscivamo a pareggiarlo. Non ci siamo riusciti, comunque contentissimo lo stesso. Dal punto di vista societario, entro le prossime 48 ore deve per forza succedere qualcosa. Ci sono alcune persone interessate al Licata Calcio, locali e non, che nelle prossime ore dovranno mettere a punto un piano societario per arrivare in un primo step da qui fino a dicembre e poi magari da dicembre in poi vedere il da farsi. Ci sembra anche giusto vedere l'emergenza, che è quella proprio di arrivare a dicembre. Noi abbiamo presentato insieme con la dottoressa Rosa Damanti tutta la situazione societaria. La SRL, che è stata costituita a luglio di quest'anno, è sanissima, non ha un centesimo di debito e quindi si aspettano che questi nuovi soci concludano il tutto arrivando dal un notaio per la fatidica firma. Spero che questo avvenga nel giro di 10-15 giorni, ma è già importante che si sottoscriva qualcosa di impegnativo nelle prossime 48 ore. Sul campo c'è fiducia che questo gruppo, questo nucleo, possa arrivare alla salvezza con una tranquillità societaria? Guarda, questo se la vedrà il mister, sicuramente noi contiamo molto su questo gruppo, lo avete visto oggi, sono dei ragazzi fantastici, dei ragazzi che con un minimo di tranquillità societaria potrebbero fare grandi cose. Noi abbiamo molta fiducia su questo gruppo, certamente
qualche puntello ci vuole, è inutile nasconderlo. Il mister verrà riconfermato oppure c'è qualche altro? Guarda, non siamo come le previsioni del tempo, non andiamo oltre le 24-36 ore. Ma noi, cioè, personalmente parlando, per me Alberto Licata mi sta più che bene. È un locale, uno che mastica di calcio, è cresciuto nei campetti polverosi e non, quindi per me mi sta bene, ma poi è la nuova società quella che deciderà il da farsi. Nassi e Avola attualmente sono assenti ingiustificati, come avete detto dai giornali stamattina. Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione da parte loro. Permettetemi di dirvi, e non voglio fare nessunissima polemica, bisogna essere prima uomini e poi calciatori. Assolutamente no. Signore. La sindrome del derby si è vista tutta quest'oggi. Pubblicata che al di là delle loro condizioni tecniche è venuta qui ad affrontare l'Agragas, il nemico di sempre. Nemico tra di l'Agragas, esclusivamente parlando. E l'Agragas che ha subito questo contraccolpo, è venuto fuori questo gol troppo presto, e forse questo è stato deleterio per l'Agragas, che si è adagiata su questo loro. Non ritenete che sia stato questo un po' la storia di questa giornata? Guardi, noi già abbiamo parecchi problemi in casa nostra, non è che andiamo a guardare. Sicuramente questa è una partita strana, un derby è sempre una partita strana. Non lo so che dirvi, l'Agragas è l'Agragas, attenzione, ha dei signori giocatori, è una corazzata, se la vedrà col Savoia fino alla fine, voglio dire. Noi siamo questo piccolo gruppo fatto di grandi uomini e di grandi calciatori. A noi serve solo una tranquillità societaria e economica e poi ce la giocheremo con tutti, voglio dire. Voi avrete in casa sia Savoia che Cavese. Sì, un buon incasso. un buon incasso, spero. Ma comunque ci vuole anche una bella prova anche per aiutare la squadra a uccidere la lacrima. Mi scusi, non ne stavo... Intanto bisogna giocare per se stesso. Sì. Ma un risultato con Savoia e riuscita al noto potrebbe anche succedere che la squadra... Guardi, noi siamo devoti a Sant'Angelo, abbiamo pure la sua figura all'inizio, proprio all'entrata del campo. In calcio può succedere di tutto. Naturalmente prima concentriamoci sulla società e poi vedremo il da farsi. È inutile. Noi siamo venuti qua esclusivamente per onorare il calcio, per onorare il derby, per onorare l'Esseneto e l'Agragas, perché guardate, non ve lo nascondo, una settimana fa eravamo sul punto di mollare, poi è subentrato il nostro orgoglio, la nostra volontà di giocarcela almeno questo derby col giusto piglio, voglio dire. Ma non sarebbe stato bello. Già purtroppo hanno sbagliato, e dico hanno perché io non c'ero, hanno sbagliato a non far presentare la squadra a Vibo Valenzi, mi sembra, a Gioia Tauro. È stato un errore grandissimo. Non venire all'Esseneto sarebbe stata la fine del calcio a Licata, moralmente è tutto. Quindi questo derby andava onorato, è stato un bel derby, ci siamo tutti divertiti. Certo, il risultato poteva essere diverso, però il Davide contro Golia non sempre riesce. Quindi siamo contenti così. Ci sono, ripeto, abbiamo altri problemi che cercheremo di risolvere in settimana, che sono quelli. No, noi che abbiamo rischiato, non abbiamo rischiato. E questa è stata la partita che noi ci aspettavamo, quindi voi dicevate, qualcuno diceva che era una partita semplice, però non lo è stata, noi l'abbiamo detto, lo sapevamo che era una partita difficile, lo dimostra il fatto che hanno avuto diverse ammonite, hanno avuto un espulso, quindi sono venuti qua a fare una partita tutta cuore e tutta corsa, quindi lo sapevamo, perché qua in questo campionato non ci sono partite semplici, magari qualcuno si aspettava la goleata, però... Non è così semplice fare 2-3 gol a una squadra in Serie D, quindi penso che ci sono state delle cose positive, abbiamo prodotto
diverse situazioni di gol che magari non siamo stati precisi come in altre circostanze, si poteva essere più precisi e non lo siamo stati. Però voglio dire, mi sembra che se c'era una squadra che cercava cercare di produrre, mi sembra che è stata l'Agregas. Devo dire che loro hanno fatto tanta corsa, tanta determinazione, tanto cuore, hanno onorato la maglia per come è giusto che sia, però dico, alla fine penso che e ci portiamo a casa tre punti importanti, che non era semplice in un derby, che come tutti i derby l'abbiamo detto e lo ribadisco, sono delle partite molto complicate. Tu sei soddisfatto comunque della prestazione della tua squadra, però vedi che si poteva fare qualcosa in più? Ma si può fare sempre qualcosa in più. Si può fare sempre qualcosa in più, ma io mi ritengo abbastanza soddisfatto per quello che abbiamo prodotto. Sicuramente dobbiamo essere più precisi in alcune situazioni, quando ci siamo presentati con Arena, con una ripartenza con Bonaffini 3-4 contro 1, poi sulla palla messa da Bonaffini che l'abbiamo sbagliato, il colpo di testa di Saraniti, quindi dico, sotto questo aspetto mi sento abbastanza soddisfatto e dico, faccio i complimenti ai ragazzi perché non era difficile dopo il primo gol che abbiamo fatto dopo circa 20 secondi, dico, magari sembrava che tutto potesse andare in un verso facile, però abbiamo trovato una squadra che correva e ha dato la vita. Hai avuto paura di non vincere questa partita? No, io non. Ci può anche stare che una partita non si vince, però non mi balenava mai nella mente il fatto di poterla perdere o di poterla pareggiare. La nostra cultura calcistica è strano, quantomeno vedere che a 15 minuti dalla fine, con il decisione a zero, si tira fuori il Bonaffini e si mette magari un Costa che forse è più offensivo, che libero mentale. Questo conferma un po' quella che è la sua idea di calcio. Perché ho messo uno offensivo? Sì, cioè su 1-0 gli ultimi 15 minuti magari noi culturalmente ci si tende a difendersi. Ma non è detto che questa idea che avete voi è sbagliata. E io l'ho visto in quel modo, quindi secondo me loro erano un po' sulle gambe, ho messo uno veloce che poteva con la velocità poteva fare male. Poi magari non abbiamo avuto gli spazi perché poi loro hanno fatto tutta una partita che si difendevano nella loro metà campo, buttavano sta palla avanti su quei due piccoletti e veloci. Quindi non era così semplice rinduzzare sempre, però devo dire che i miei sono stati abbastanza attenti e bravi, anche perché mi sembra che Valente non ha fatto grosse parate. Ritiene che lo standard di rendimento dei singoli sia stato al top oppure qualcuno non abbia reso per come di solito è solito fare? No, abbiamo fatto, secondo me abbiamo gestito la partita bene per come si doveva gestire. Ripeto, se noi oggi stiamo parlando di questo, pur noi sapevamo che la partita ci aspettava una partita di questa con delle grosse insidie, però ripeto, noi abbiamo prodotto, perché se oggi è vero che il calcio non si fa con i se e con i ma se Arena e Saraniti mettono la palla dentro, oggi parliamo di 3-0 e questi discorsi non ci sono. Quindi magari voi vi aspettavate la goleata che veniva obbligata con problemi, ma invece nel calcio il calcio insegna che non è così. Quando si va in campo non ce n'è problemi, i problemi si lasciano a casa. Quindi se si viene a giocare e si scende in un campo di calcio, ognuno siccome ha delle motivazioni interne per cercare di fare bene, e penso che il Licata oggi l'ha dimostrato. Ma noi siamo cinici, siamo concreti, in settimana abbiamo lavorato bene. Il problema è che queste sono le, per quanto ci riguarda, queste sono le partite più difficili da affrontare, ma a tutti i livelli, no? Quindi non sono delle abbiamo fatto una scelta sbagliata, basta, perché la stessa cosa Arena la fa con la battipagliese, tira forte e fa gol e facciamo il 2-0, mi sembra. Oggi magari la voleva piazzare, ha fatto una scelta diversa e magari non ha fatto un gol, dico, ma ci sta, l'errore, purtroppo l'errore fa parte del nostro lavoro. Comunque sui ritmi alla fine ci si dimentica anche che mercoledì si è giocato in Coppa, quindi comunque giocare a distanza di 3 giorni. Atleticamente come è stato?
quanto riguarda la sua visione, anche la preparazione che è stata fatta? No, non mi sembra che abbiamo problemi da un punto di vista, da un punto di vista fisico, anche perché non mi è sembrato che ci potesse essere una condizione non buona, perché abbiamo corso. Addirittura Asensio, che è stato uno che ha corso tanto, ha fatto tutta la partita mercoledì e oggi ha rifatto tutta la partita. Stesso discorso dicasi per Chiavaro, stesso discorso dicasi per altri che hanno fatto la partita mercoledì. Quindi è normale che la settimana viene gestita in un modo diverso, perché vai a modulare dei carichi diversi, perché la partita, quindi fai più un lavoro di recupero che di stress per cercare di stressare il sistema e avere la migliore condizione. Però penso che sotto questo aspetto non abbiamo avuto problemi oggi. No, siamo alla quinta vittoria, quindi poi questa settimana di sì, quindi penso che stiamo facendo qualcosa di importante, quindi è vero che magari oggi ci aspettavamo qualche gol in più, però penso che abbiamo fatto qualche scelta sbagliata e in qualche situazione siamo stati imprecisi, però penso che va dato merito a questi ragazzi quello che hanno fatto dall'inizio del campionato ad oggi. Una squadra che ha perso solo due partite in gara ufficiale tra Coppa e campionato, quindi penso che ci riteniamo molto, molto soddisfatti. A luglio si aspettava di potersi trovare a questo punto della stagione così? No, io personalmente mi aspetto sempre il meglio, però poi bisogna essere realisti nella vita, no? Bisogna essere realisti e guardare in faccia la realtà, perché uno può pure sognare. Però io che faccio questo lavoro, magari il tifoso sogna che in questo momento siamo a 3 punti dalla prima, magari dice la prossima settimana. Però noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. La realtà ci dice altro e quindi non bisogna fare voli pindarici. Sì, sono sempre convinto che, ma noi l'abbiamo detto che volevamo fare, però dico, non è semplice perché il campionato ancora è lungo, mancano più di 20 mancano, mi sembra che mancano 24 partite. Sì, però non penso che bisogna aspettare qualche altra partita, penso. Le nostre velleità di incrementare il vantaggio, visto che ma sempre 3 punti, sempre 4 minuti per reagire. Ma sempre 3 punti abbiamo preso. Alla fine abbiamo preso. Sì, questo resta inciso. Però voglio dire. Ah, non lo so se questo ha potuto incidere nella testa del giocatore, però no, vi posso assicurare che non è stata una partita, non è stata semplice, perché abbiamo incontrato una squadra che ha corso e ha battagliato in tutti i modi, in tutti i modi, quindi non è stato semplice. Okay, grazie.